bentrovati gentili amici con il consueto appuntamento con l'informazione da parte di Imperia TV. Partiamo subito con la cronaca perché un altare allestito sotto la Madonnina dei Portuali collocata nella sala della chiamata del porto con le foto dei caduti sul lavoro per poi un pranzo in mensa. Insomma l'arcivescovo Angelo Bagnasco si lascia andare a frasi in genovese, poi abbracci con i portuali più qualche battuta. Insomma, questo è stato l'incontro dell'arcivescovo di Genova insieme ai portuali, ai lavoratori del porto, nella chiamata proprio del porto di Genova, una funzione che la Compagnia Unica aveva chiesto all'arcivescovo per ricordare proprio le persone cadute sul lavoro, per pregare in porto chi ancora vive momenti di crisi. L'arcivescovo affronta diversi temi del lavoro e dei collegamenti. Speriamo che i lavori del Terzo Valico procedano con la massima rapidità, ha detto lo stesso arcivescovo, e che lo sbocco del porto di Genova verso il nord Italia e il nord Europa sia sempre più competitivo. Insomma, se il porto trova degli sbocchi commerciali, sicuramente ripartirà e rinascerà. Questa è la battuta conclusiva che l'arcivescovo Bagnasco ha voluto rivolgere ai portuali che hanno partecipato numerosi alla messa e al pranzo avvenuto proprio nella sala della chiamata del porto di Genova. Passiamo alla cronaca nera perché il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri presso i locali per la raccolta della differenziata in Vico Fregoso nel centro storico di Genova. L'uomo, le cui generalità ancora sono sconosciute perché privo di documenti, sarebbe stato stroncato probabilmente da un'overdose. Ad accorgersi del cadavere un abitante dei vicoli che ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo ormai non c'è più nulla da fare. 13 milioni di euro per aiutare le famiglie povere e accudire i disabili, i pazienti psichici e le persone affette dal morbo dell'AIDS. Strutture semiresidenziali e residenziali li ha stanziati la giunta della regione Liguria proprio nella giornata di ieri. Serviranno a compartecipare la spesa a carico dell'utente nelle strutture semiresidenziali, ha spiegato la vicepresidente assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Considerando i 6 milioni già investiti proprio dalla regione stessa, siamo riusciti a confermare la quota complessiva di 19 milioni di euro dello scorso anno. Il contributo è una misura molto attesa dalle famiglie in situazioni di difficoltà, questo appunto ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Andiamo a concludere con la sanità, perché in Liguria sono circa 100 casi all'anno, appunto, le nuove diagnosi per quanto riguarda il virus dell'HIV. Questo vuol dire che due persone a settimana viene diagnosticata appunto l'infezione. I dati stazionari da circa 5 anni sono forniti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Malattie Infettive ed sono state appunto analizzate durante il quinto congresso regionale del ANLAIZ. Il trend delle nuove diagnosi in Liguria negli ultimi anni è stabile, spiega Giancarlo Icardi, medico dell'ospedale appunto del San Martino di Genova, e sono circa 100 l'anno. Da Matteo Sacco e da Genova è tutto, la più cordiale, buona giornata.